Il servizio che vedrete tra poco sembra la trama di un film di fantascienza, dove il sabotaggio di un impianto per la costruzione di una bomba atomica viene effettuato non da un commando, ma da un virus incorporato in un computer. È una storia vera, ancora non ben chiarita, e questa volta non sembrano coinvolti i soliti hackers, ma dei servizi segreti che avrebbero utilizzato vari gruppi di esperti di altissimo livello per un'operazione d'attacco molto sofisticata, preparata minuziosamente. Lorenzo Pinna, in questo suo servizio, ci racconta questa storia incredibile che mostra le potenzialità di penetrazione che possono oggi avere i computer, ma proprio per questo ha anche le prospettive inquietanti che ci lasciano intravedere. Queste lettere che scorrono sullo schermo sono considerate dagli esperti una delle armi più potenti che siano mai state realizzate, in teoria più micidiali di bombe o missili. Fanno parte del codice di uno dei virus informatici più complessi e devastanti mai apparsi sulla rete. Il suo nome, Stuxnet. Il probabile obiettivo, le centrifughe degli impianti nucleari iraniani dove viene arricchito l'uranio. Come si può vedere da queste mappe, il virus ha concentrato gli attacchi soprattutto in Iran ed in questo paese in poche località, come Natanz. Ma com'è possibile colpire una centrale nucleare che, possiamo esserne sicuri al 100%, non ha i computer ed altri sistemi industriali di controllo collegati ad internet? Naturalmente non siamo in una centrale nucleare iraniana, ma in un altro centro di calcolo in un'altra parte del mondo. Com'è possibile infettare tutti questi calcolatori che sono isolati da internet? In una maniera semplicissima, con una chiavetta. E sembra che questa sia stata la strada percorsa probabilmente dalle squadre di manutenzione che si sono collegate ai sistemi di controllo con chiavette o portatili infetti. Una volta entrato nei sistemi di controllo, il virus ha maltrattato le centrifughe, ordinando sbalzi casuali di velocità. La ginnastica non ha giovato ai cuscinetti a sfera che, dopo questo trattamento, sono saltati, distruggendo la centrifuga. Il bello, si fa per dire, è che l'operatore dai monitor di controllo non poteva accorgersi di niente, perché il virus inviava dati falsi e rassicuranti, dove la ginnastica e gli sbalzi di velocità non apparivano. Insomma, tutto regolare, mentre invece stava avvenendo un disastro. È la prima volta che un virus informatico riesce ad attaccare sistemi industriali di controllo non collegati ad internet. In questo senso è diverso da ogni altro virus apparso fino ad oggi. Un vero salto di qualità. La strategia di Stuxnet è complessa e gli esperti che lo hanno studiato da quando è stato scoperto meno di un anno fa non l'hanno ancora capita completamente. Tentiamo comunque di ricapitolare quello che è emerso. Possiamo immaginare Stuxnet come composto di due parti principali. La prima attacca Windows, il sistema operativo più diffuso al mondo e probabilmente installato anche sul vostro computer. Il virus riesce a trasferirsi nelle chiavette se queste vengono inserite. Una seconda parte del virus, quella che ordina la ginnastica alle centrifughe, scatta solo se entra in contatto con un programma chiamato Step 7 della ditta tedesca Siemens e che regola i sistemi di controllo, cioè computer speciali, che governano i parametri dei più diversi impianti e processi industriali. Insomma, un virus progettato per colpire solo un preciso tipo di impianti e risultare inoffensivo per qualsiasi altro. Un virus di una complessità straordinaria che non può essere l'opera di un giovanissimo pirata informatico alla ricerca di brividi. Ci hanno lavorato almeno 4 o 5 diverse equip. Matematici, specialisti di Windows e dei virus che colpiscono questo sistema e altre persone specializzate nel sistema operativo industriale della Siemens. Poi c'era bisogno di esperti di impianti nucleari e altri esperti in centrifughe che sapessero come logorare i cuscinetti a sfera di questi apparati. Insomma, un lavoro di equip super specializzate e, fra l'altro, un'impresa che ha richiesto diverso tempo. Quanto tempo?
Per scrivere il codice del virus vero e proprio ci saranno volute molte settimane, ma per mettere insieme tutte le informazioni, per sapere cosa scrivere, sicuramente molti mesi. Una delle caratteristiche di Stuxnet è quella di essere estremamente specifico, cioè di entrare in azione solo se certi tipi di programmi come Step 7 sono installati. Step 7 da solo non sarebbe nemmeno sufficiente se un'altra serie di parametri, che in breve identificano le centrifughe, non fossero presenti. Una precauzione per evitare quanto più possibile danni collaterali. Quasi che fra gli autori ci fosse anche un avvocato a dare consigli per limitare eventuali responsabilità. Stuxnet ha colpito, almeno stando alle tracce che sono state ritrovate, in tre ondate. La prima il 22 giugno 2009, la seconda il 1 marzo 2010 e una terza il 14 aprile 2010. I primi allarmi sono scattati solo nell'estate dello scorso anno. Quanto hanno avuto successo questi attacchi? Dalle notizie in circolazione provenienti dall'Iran e da vari servizi segreti, sembra che Stuxnet abbia avuto successo nel far deragliare il programma nucleare iraniano. Ha distrutto centinaia di centrifughe nel corso di vari mesi e non sarà molto facile sostituirle. In effetti, anche il premier iraniano Ahmadinejad nel novembre scorso ha accennato ad attacchi informatici che avrebbero creato problemi a pochi computer nel centro nucleare di Natanz. Problemi risolti facilmente e la cui responsabilità è stata addossata a servizi segreti occidentali. Ralf Langner, un esperto tedesco che fra i primi ha individuato e analizzato Stuxnet, non ha dubbi. In una trasmissione televisiva ha detto: la mia opinione è che il Mossad sia coinvolto, ma che non abbia diretto questa operazione. Chi ha diretto questa operazione è una cyber superpotenza. Esiste una sola cyber superpotenza, gli Stati Uniti. Nell'universo opaco dei servizi segreti, tutto è possibile. Capirci qualcosa è davvero complicato. Ma intanto, quali sono le lezioni di Stuxnet? Quello che abbiamo imparato per la prima volta con Stuxnet è che ci sono dei metodi che permettono di attaccare sistemi industriali che fino ad oggi credevamo protetti molto bene, perché non erano collegati ad Internet. La grande rete, Internet, la straordinaria conquista degli ultimi 20 anni, il web, l'innovazione che ha cambiato il mondo, ha anche una sua faccia nascosta, oscura e non del tutto rassicurante, alla quale bisognerà prestare maggiore attenzione.